Si chiama Proteggiamoci dal caldo, la campagna promossa dal Ministero della Salute, il cui obiettivo è prevenire i danni causati dalle elevate temperature ed informare i cittadini sulle previsioni delle ondate di calore sul proprio territorio, in modo che si possano prendere adeguate precauzioni. A questa iniziativa hanno aderito le farmacie comunali del gruppo ASPES di Pesaro e Gabicemare, che, oltre a contribuire alla diffusione di informazioni utili, applicheranno uno sconto del 20% su alcuni integratori specifici. Ogni farmacia esporrà locandine in cui sono elencate le 10 regole utili diffuse dal Ministero della Salute per difendersi dal caldo. Consiste nel mettere a disposizione dei nostri utenti, che sono gli utenti delle farmacie comunali della città di Pesaro e della città di Gabicemare, dei prodotti che possono in qualche modo affievolire l'effetto dei picchi del caldo, di calore, che sono sempre più frequenti, e lo facciamo scontando questi prodotti del 20%, dando la possibilità a tutti, insomma, gli utenti di poter utilizzare i prodotti stessi. E sempre nelle nostre farmacie ci sarà la possibilità di avere dei consigli da parte dei nostri farmacisti, delle nostre farmaciste, per come poter affrontare al meglio quali sono, insomma, con la spiegazione di un decalogo in cui si danno tutte le indicazioni per così non uscire nelle ore più calde, di non stare al sole, di bere, di idratarsi completamente, cioè tutto quello che può in qualche modo favorire l'affrontare di situazioni che il cambiamento climatico sta elevando in maniera esponenziale e su cui, insomma, tutti noi dobbiamo farci conto, perché non è una cosa semplice. Sono sempre di più i malori che in qualche modo avvengono dovuti ai picchi di caldo e alla non idratazione. Il decalogo è il decalogo ministeriale che si chiama Proteggiamoci dal caldo, con le 10 regole basi fondamentali, quelle che tutti dovrebbero conoscere e osservare, no? Quindi evitare le ore più calde, coprire il capo, non fare sport durante queste ore, bere almeno 1,5 litro, 2 litri d'acqua al giorno. Reidratarsi non solo bevendo, ma anche utilizzando dei prodotti a base di potassio e magnesio, che sono quegli elementi che si perdono con la sudorazione. In più, come dice il decalogo, bisogna stare attenti anche agli animali e ai bambini, non lasciarli in macchina per lungo tempo nelle ore più calde. Quindi sono le regole di buon senso, però poi pratiche nel farlo tutti i giorni. Il colpo di calore, che è frequente, bisogna sicuramente portare questa persona in zona d'ombra, sollevargli le gambe, far sì che ci sia un certo ritorno venoso, non tirargli un secchio d'acqua fredda addosso, altrimenti si va incontro ad una congestione, farlo bere gradatamente. Poi dopo, se il farmacista gli misura la pressione e intravede che la pressione è calata o che la pressione non sta bene, chiamare sicuramente il 118, che è in questo caso il servizio medico che interviene prontamente nel portare eventuali cure o soccorre la persona. Le previsioni delle ondate di calore nel proprio territorio sono disponibili sul sito www.salute.gov.it.